Ed eccoci ragazzi per questo nuovo video. Partiamo da qua, dalla Toscana, da Villa San Michele, l'ultimo albergo dove ho pernottato appunto questa notte. E adesso si parte destinazione Slovenia, quindi farò autostrada fino alla Slovenia e vedrete poi domani cosa farò, perché ho prenotato a Nuova Gorica. Quindi arriveremo in Slovenia, pernotterò a Nuova Gorica e poi vedrete domani cosa farò, sempre nello stesso video. La destinazione finale è Gloskloekner, però non lo faremo in questo video ma nel prossimo, quindi statemi a seguire e a dopo. Ciao! Eccoci ragazzi, siamo a Gorizia. Adesso fra un po' entreremo in Slovenia, in quel di Nova Gorica. Eccoci ragazzi, confine di Stato. Usciamo dall'Italia. Vieni su. Entriamo in Slovenia. Eccoci qua. C'è già un casino appena si esce. No, cacchio. 1,7. Ragazzi, 1,7 la benzina. Subito gasolina. Così per domani siamo a posto. Camminare quel pochino, ragazzi. Comunque sono quasi arrivato. Dovrebbe essere abbastanza incagnato in mezzo ai monti il mio hotels, albergos, che io scelgo sempre le cose incagnate, che se non è incagnato a me non piace. In alto su per i monti. Ah, oh, che bello, che storia! Fa che storia! Deve essere molto selvaggia la Slovenia, ragazzi. Poi speriamo che si sistemi per domani, ma penso di sì, visto che là si sta già aprendo. Deve passare di qua e andar giù. Facevo anche il meteorologo. Spettacolo! Non dovrebbe mancare molto. Ho detto che arrivavo alle 3, però sono le 2:30. Vabbè. 2:30, 3 dovrebbe andare bene. Ed eccoci ragazzi, buongiorno dalla Slovenia. Oggi sono qua in questo posto, adesso vedete, abbastanza rustico ragazzi, però molto grande, ok? E guardate fuori, vista ragazzi, là c'è, là così c'è Nova Gorica, e tra un po' si parte per andare a scoprire i posti sloveni. Almeno sono due postazioni, andremo a vedere il passo. Vabbè, se un passo, non sono neanche un passo, perché poi si ritorna indietro, e il Mangart, che dicono sia una strada bellissima da percorrere in moto, andiamo a farla e poi entrerò in Austria facendo un altro passo. Quindi ragazzi, a dopo. Ok ragazzi, eccoci, si parte per questo tour sloveno.
che poi sconfinerà in Austria. Oggi alla scoperta, diciamo, un po' delle valli qua del Lisonzo, valli ricche di storia. Infatti qua è stato il luogo della Prima Guerra Mondiale, tra varie battaglie tra italiani e austriaci. E infatti qua ci sono state più di 15 battaglie, la più famosa quella di Caporetto, dove appunto c'è stata la disfatta dell'esercito italiano direzione Monte Mangart, che anche lì è comunque restato, diciamo, in contesa anche attualmente, diciamo, è mezzo conteso tra l'Italia e la Slovenia. Guardate qua che spettacolo, già qua c'è una diga, penso per sfruttare la storia dell'idroelettrico. Qui c'è un piccolo bacino, comunque questo è l'Isonzo, fiume Isonzo. Adesso costeggiamo, percorriamo tutto l'Isonzo fino a che poi la strada si inerpicherà. Wow ragazzi, guarda cosa offre, che canyon. Un'altra diga un po' chiusa, un sacco di dighe sto incrociando per la strada, comunque immersi sempre, c'è un paesino ogni tanto, ma immersi sempre nella natura. E le strade, la strada è perfetta, perfetta, altro che Italia. E non ditemi che la Slovenia è messa meglio economicamente dell'Italia, eh. Andate qua. Essere vicini all'inizio del Mangart. Qua poi torniamo indietro, in pratica di qua dopo. Però per il momento bisogna andare dritti e bisogna andare a prendere il Mangart. Però dovrebbe essere qua in zona. Op. Appena si inizia a salire, ragazzi, ma che spettacolo di posto, eh? C'è anche un forte, sicuramente della Prima Guerra Mondiale, guardate, di pensare che qua, ragazzi, facevano la guerra. Questo posto spettacolare, e pensare che anche in questo momento c'è una guerra vicino a noi. Perché, come dico sempre, anche gli animali si uccidono tra di loro. Capita che gli animali si uccidono tra di loro. Ma noi esseri umani, dobbiamo essere considerati animali? Punto di domanda. Mia considerazione. Detto questo, vi lascio al paesaggio. Raga, ragazzi, guardate che posto. Che posto incantato. E ancora non è iniziato, diciamo, la salita verso il Monte Mangart. Ma ci siamo quasi. Però guardate qua.
Slovenia. È proprio selvaggio, selvaggio, posto selvaggio. Arte Mangart. Strada molto stretta, ma ben tenuta direi. Dovrebbero essere circa 11 km. Ok, si paga la strada, si paga 10 euro, però penso che ne valga la pena. Metto che sono 9 km da qua. 10 euro per le moto, per le macchine non lo so, comunque se ne vale la pena. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't give back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Porca trota! Spettacolo! Cominciare l'ultimo pezzo non si può fare perché è chiuso per una frana, mi hanno detto, però te Figaro! Spettacolo! Ok, qua è chiuso. Ora ragazzi, ritorniamo giù da Mangart, che è in pratica un monte, un passo senza, si può andare e scendere e salire, ecco, si può solo scendere e salire, però è davvero spettacolare ragazzi, consigliato, è 10 euro però penso che per questi
questi panorami qua, poi strada tenuta benissimo, ne vale davvero la pena. Comunque adesso scendo dal Mangart e potrei andare direttamente in Italia e Austria, però resto in Slovenia per fare un altro passo, credo, dovrebbe essere un passo.